Europa, la CISL rilancia sulla necessità di dare vita ad una Unione Europea economica e sociale con l'avvio della fase costituente degli Stati Uniti d'Europa. La segretaria generale Anna Maria Furlan, a margine del convegno La nostra Europa, promosso a Roma dalla Fondazione Tarantelli, insieme ad ACLI, Azione Cattolica, Comunità di Sant'Egidio, Confcooperative, FUCI ed Istituto Sturzo, ha posto l'accento sull'importanza fondamentale che la permanenza, in particolare il consolidamento e lo sviluppo delle istituzioni europee, ricopre per tutti i cittadini. È altrettanto fondamentale indicare gli indispensabili cambiamenti di cui l'Europa ha bisogno, ha aggiunto la Furlan, un contributo concreto al dibattito sul rilancio del progetto europeo, quello confederale, contenuto nel manifesto per gli Stati Uniti d'Europa, presentato lo scorso anno dalla CISL in occasione della celebrazione dei 60 anni del Trattato di Roma, occasione del rinnovo degli impegni e delle prospettive comunitarie sottoscritto dai rappresentanti delle istituzioni UE, a cominciare dalla revisione del Fiscal Compact con la definizione di un piano europeo di sviluppo economico e sociale sostenibile che finalizzi le risorse ad incentivare gli investimenti pubblici. La CISL propone la realizzazione di un bilancio europeo dotato di autonomia impositiva e la gestione mutualistica di parte del debito degli Stati membri attraverso gli Eurobond, un meccanismo solidale di distribuzione dei debiti a livello europeo attraverso la creazione di obbligazioni del debito pubblico dei paesi che fanno parte dell'Eurozona. Ma non solo, la Confederazione di Via Po crede sia necessario definire il pareggio di bilancio limitato alle sole spese correnti ed istituire un Ministero del Tesoro europeo integrato nella Commissione europea che risponda al Parlamento europeo con il compito di dirottare gli investimenti europei in risorse umane ed infrastrutture attraverso un piano straordinario stornato dal calcolo del deficit e ancora istituire un fondo europeo di sussidi per la disoccupazione e di sostegno all'occupazione giovanile oltre ad un fondo per il reddito di inclusione attiva rivolto ai componenti di famiglie in emergenza reddito. Non meno importante la revisione del quantitative easing della BCE e la definizione di una politica estera, di una politica per la gestione dei flussi migratori e di una politica per la sicurezza, tutte comuni con le necessarie funzioni istituzionali da attribuire ad un apposito presidio internazionale dell'Europa. Lavoro domestico: nell'ultimo decennio è aumentata del 5% la vertenzialità nel settore, secondo recenti analisi condotte dall'associazione imprenditoriale Domina e dalla Fondazione Moressa. Alla base di queste liti tra famiglie, colf, babysitter e badanti, l'elevato tasso di irregolarità dei rapporti di lavoro, su un totale di quasi 2 milioni di addetti sono regolari solo 864.000 e oltre 1 milione sarebbero sconosciuti a INPS, INAIL e Fisco. La stima dell'Istat di 6 domestici irregolari su 10 trova conferma nei controlli degli Ispettorato Nazionale del Lavoro, che hanno scovato prestazioni completamente in nero nelle famiglie nel 56,4% dei casi monitorati nel 2015, nel 68% nel 2016 e nel 47% nel 2017. Per il segretario generale della Fisascat, Davide Guarini, sono necessarie politiche di incentivazione del lavoro regolare anche attraverso politiche fiscali che consentano la deduzione dei costi sostenuti per il lavoro domestico, oggi completamente a carico delle famiglie, ha aggiunto Guarini, sottolineando che anche la contrattazione di settore può e deve intervenire su diversi fronti, a cominciare da un nuovo assetto contrattuale con la previsione di adeguati percorsi di formazione professionale che valorizzino le professionalità legate al lavoro di cura operato dalle badanti in crescita esponenziale. Il sindacalista ha poi rilanciato sulla necessità di rinnovare il contratto nazionale scaduto nel 2016. È necessario ristabilire il confronto con le associazioni imprenditoriali di settore Fidaldo e Domina per il rinnovo del contratto in un settore sempre più determinante per la tenuta socio-economica del nostro paese, ha concluso il sindacalista. Snaitech ha raggiunto l'accordo sul premio di risultato 2018 con la società del gaming e del betting, concessionaria Snai, per la gestione dei giochi autorizzati e legali in Italia, dove è presente con 3 sedi a Milano, Porcari, provincia di Lucca e Roma. I sindacati di categoria Fisascat, CISL e Wiltux hanno siglato con la direzione societaria l'accordo sul riconoscimento alla platea dei circa 650 lavoratori di un importo fino a 2.800 euro lordi, correlato al raggiungimento degli obiettivi di redditività e dalla presenza aziendale, e riproporzionato per il personale con il contratto part-time. Il funzionario sindacale della Fisascat nazionale Marco De Murtas ha espresso soddisfazione per un primo risultato positivo dell'accordo del 9 novembre che ha definitivamente sancito l'applicazione del contratto nazionale del terziario distribuzione e servizi.
Eurospin, la direzione della catena italiana, leader nel settore discount a confronto con i sindacati sui diritti di informazione, ha confermato il trend di crescita e sviluppo degli ultimi anni. Nel 2017 Eurospin ha registrato un fatturato pari a 5 miliardi 280 milioni di euro ed un utile di esercizio pari a 222 milioni di euro. Parte di essi continueranno ad essere reinvestiti con nuove aperture in Italia e l'ingresso in Croazia. Filcams, CGL, Fisascat, CISL e Wiltux hanno sollecitato l'avvio di un sistema di relazioni sindacali rispondente alle dimensioni della catena, con oltre 1.100 punti vendita e circa 12.000 addetti, registrando la disponibilità aziendale ad avviare un confronto finalizzato a strutturare le relazioni sindacali a tutti i livelli in ordine all'organizzazione e all'orario di lavoro, appalti e terziarizzazioni e sul tema della salute e sicurezza. Per il funzionario sindacale della Fisascat, Salvo Carofratello, è positivo che Eurospin riconosca nelle relazioni sindacali l'opportunità di superare le criticità organizzative dettate dallo sviluppo repentino della catena, che oggi detiene il 33% delle quote del mercato discount. Il tavolo è aggiornato al 21 gennaio 2019. Nuova SIDAP, prosegue il negoziato per la definizione del primo contratto integrativo applicato ai 1.168 dipendenti della controllata al 100% della holding Autogrill. Il volume di affari della nuova SIDAP, che opera nell'ambito del mercato dei carburanti, si sviluppa per il 75% nel comparto della ristorazione con 133 punti vendita in 17 regioni. Sul tavolo il percorso di armonizzazione del contratto nazionale del terziario, attualmente applicato ai lavoratori, e al contratto nazionale dei pubblici esercizi della ristorazione collettiva, commerciale e del turismo. Per i sindacati è prioritario adeguare i trattamenti economici e normativi alla contrattazione integrativa esistente, definita con Autogrill, tenendo in considerazione le peculiarità aziendali riferite a fatturato, profittabilità e marginalità. Tra i temi prioritari per Filcams, Fisascat e Wiltux, salute, sicurezza e contrasto alle molestie sui luoghi di lavoro. I lavoratori attualmente in forza dovranno inoltre conservare le attuali condizioni economiche e tutti i dipendenti di nuova SIDAP dovranno beneficiare di un sistema di premio di risultato. La trattativa è aggiornata al 19 dicembre. Gruppo Meliá Hotel International, Filcams, CGL, Fisascat, CISL e Wiltux si preparano al rinnovo del contratto integrativo aziendale applicato in Italia ai circa 500 dipendenti di uno dei maggiori gruppi alberghieri del mondo, leader assoluto nel mercato spagnolo, con oltre 370 hotel in più di 40 paesi e 4 continenti e in Italia con 6 strutture. Le tre sigle hanno trasmesso alla direzione aziendale la piattaforma per la contrattazione di secondo livello, punti cardine della proposta unitaria, la definizione dell'ambito di applicazione e l'inserimento nel contratto esistente di un protocollo di relazioni sindacali che individui le competenze territoriali e quelle nazionali e che rafforzi i diritti di informazione e consultazione. Prioritaria per i sindacati anche una rivisitazione della normativa su organizzazione del lavoro, formazione, banca dei permessi solidali, welfare e premio di risultato. Sul capitolo terziarizzazioni le tre sigle sollecitano la sottoscrizione di precisi impegni da parte di Meliá Hotel International sull'applicazione dello stesso trattamento economico e normativo per i lavoratori di servizi esternalizzati. Grande attenzione anche al contrasto alla violenza di genere e alle molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Proprio il Sindacato Internazionale dei Lavoratori dell'Alimentazione, dell'Agricoltura e del Turismo, IUF, ha proposto al gruppo Meliá un accordo internazionale sul tema. Appalti e ristorazione, Ministero dell'Interno, Dipartimento Pubblica Sicurezza, la Dusman Service subentra nell'8-3 in Toscana, Lazio, Marche, Umbria e Molise, ma ha dichiarato l'indisponibilità a rilevare il personale delle società uscenti Elior S.p.A. e GSI Servizi Integrati S.p.A. alle stesse condizioni economiche e normative, così come previsto dalla contrattazione nazionale di settore. Immediata la reazione dei sindacati di categoria Filcams, CGL, Fisascat, CISL e Wiltux, che hanno proclamato lo stato di agitazione del personale coinvolto dal cambio di appalto previsto dal 1 dicembre e degli impianti. Le tre sigle rivendicano l'obbligo contrattuale ad assumere il personale alle stesse condizioni economiche e normative e ricordano che il capitolato di appalto non è mutato rispetto a quello che ha visto impegnate le imprese uscenti. I sindacati hanno diffidato la direzione di Dusman Service ad intraprendere qualsiasi azione volta a forzare i singoli lavoratori e a modificare il proprio orario di lavoro contrattuale al momento dell'assunzione.
In Lombardia, a Bergamo, il giudice del lavoro ha dato ragione ad una operatrice sociosanitaria in una residenza sanitaria assistenziale per anziani. Il caso è stato assistito dalla Fisascat CISL e dall'ufficio vertenze della CISL. La sentenza ha annullato il licenziamento per inidoneità fisica alla mansione avviato da una cooperativa sociale dopo oltre 2 anni di lavoro ed ha reintegrato la lavoratrice assunta in regime di Jobs Act. La cooperativa sociale è stata anche condannata al risarcimento di tutte le retribuzioni che la dipendente avrebbe maturato dal licenziamento fino alla ripresa del lavoro. La reintegra, ha sottolineato Giovanna Bettoni, operatrice della Fisascat di Bergamo, garantisce alla lavoratrice la tutela del posto di lavoro, ma obbliga tutti noi ad una riflessione: bisogna preservare l'integrità fisica delle lavoratrici e dei lavoratori. Nei servizi di cura per anziani e disabili, come in ogni luogo di lavoro, bisogna investire sul benessere dei dipendenti, ha aggiunto la sindacalista. La contrattazione a tutti i livelli, ha concluso, deve garantire migliori condizioni di lavoro, strutturando un supporto organizzativo che coinvolga tutte le rappresentanze che si occupano di salute e sicurezza in termini formativi e di coordinamento. In Puglia il lavoro femminile tra violenze e molestie è il leitmotiv del convegno promosso a Bari dalla CISL Puglia e dalla Fisascat regionale nell'ambito delle celebrazioni della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, aperta da 2 video testimonianze di 2 lavoratrici dei servizi di pulizia industriali e di ristorazione nelle scuole. La giornata di approfondimento ha voluto sottolineare quanto l'incertezza occupazionale delle donne sia alla base di comportamenti sociali deviati, ricatti sessuali, molestie e psicologiche, problematiche relative alla gestione degli impegni domestici e quelli lavorativi sono stati evidenziati dalla coordinatrice donne della CISL Puglia, Serena Laguaragnella. Parlare non è mai neutro, ha incalzato Alberto Fornasari, docente della Uniba e delegato del rettore, sottolineando che nelle università, compresa quella di Bari, da tempo si sta lavorando con appositi protocolli affinché si rimuova la discriminazione di genere che vede le donne in posizione di svantaggio rispetto agli uomini in campo lavorativo, sociale, familiare ed economico. Per Daniela Fumarola, segretaria generale della CISL Puglia, la sfida alla parità tra i sessi passa innanzitutto dal rispetto per la persona e prescinde dal genere, dalla religione e dalle etnie. Il sindacato fa la sua parte, aggiunto alla sindacalista, attraverso la contrattazione al ruolo sociale che svolge nelle aziende, nelle fabbriche e negli uffici. Nell'intervento conclusivo Elena Vanelli, responsabile nazionale Fisascat delle politiche di genere, ha sottolineato quanto sia necessaria una nuova alleanza tra donne e uomini non molestanti, che possa destrutturare le attuali incrostazioni culturali derivanti da un mondo del lavoro androcentrico. Consulenza finanziaria. Il 1 dicembre 2018 si formalizza il definitivo passaggio di consegne tra la Consob e l'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari per la vigilanza dei consulenti e la tenuta dell'albo. Dal 3 gennaio 2018 è in vigore la nuova normativa europea MiFID 2. La direttiva ha innovato significativamente la materia, introducendo un nuovo concetto di consulenza su base indipendente e prevedendo una serie di requisiti organizzativi riferiti alla governance del prodotto applicati ai rapporti tra produttori e distributori di strumenti finanziari. Obiettivo della nuova normativa: sviluppare un mercato unico dei servizi finanziari in Europa, nel quale siano assicurate la trasparenza e la protezione degli investitori. Per Mauro Rufini, responsabile nazionale del lavoro autonomo del settore finanziario della Felsa CISL, si completa così un lungo percorso normativo e regolamentare, auspicato e richiesto anche dal nostro sindacato, che apre finalmente il mercato a nuovi soggetti come i consulenti indipendenti e le società di consulenza finanziaria. Si tratta di una grande opportunità per gli operatori del settore a vantaggio dei risparmiatori e delle famiglie, ha concluso il sindacalista. Unicare fa tappa a Seul in Corea del Sud, la riunione del dialogo sociale nel settore della cura e dell'assistenza alla persona promossa dal sindacato internazionale del settore e dal sindacato asiatico UniAsia in Pacific. Una tappa non scelta a caso, quella coreana tra le più longeve al mondo, con un'aspettativa di vita media di oltre 90 anni, secondo un recente studio pubblicato dalla rivista scientifica inglese Lancet. Presente alla kermesse anche la FIST CISL, insieme al sindacato argentino FATSA, al sindacato di Singapore SMU e al sindacato sudcoreano KMU. Il segretario generale della categoria, Pierangelo Raineri, ha illustrato in particolare il caso Italia, dove operano circa 2 milioni di badanti e oltre 5 milioni di caregiver familiari, e l'esperienza della contrattazione di settore. Il sindacalista ha evidenziato che il sindacato internazionale della cura e dell'assistenza alla persona dovrà essere capace di sviluppare una strategia globale con il duplice obiettivo di proteggere il ruolo crescente di diritti dei lavoratori, ma anche di creare meccanismi contrattuali che assicurino la
la possibilità di accesso alla long-term care. Secondo Raineri, molta attenzione dovrà essere posta ai percorsi di formazione del personale, che dovrà essere sempre più capace di rispondere alle esigenze di una popolazione che invecchia, ma che non sempre gode di buona salute, spesso ai limiti della sufficienza. Il TG Lab è consultabile anche sul TGR Lab e sui canali social Facebook, YouTube e Twitter. Grazie per essere stati con noi, arrivederci la prossima settimana. Sei un lavoratore stagionale del turismo? Se hai perso il lavoro o sei nello stato di disoccupazione involontaria e puoi far valere negli ultimi 4 anni almeno 13 settimane di contribuzione e 30 giornate di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi, hai diritto alla NASPI, la nuova assicurazione sociale per l'impiego in vigore dal 1 maggio 2015. Il termine per la presentazione è di 68 giorni dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro o del periodo di maternità o di malattia e infortunio, qualora questi siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato. La Fisascat CISL ti aspetta in tutta Italia per aiutarti a compilare e presentare in modo veloce e semplice la tua domanda di disoccupazione. All'indirizzo www.fisascat.it troverai tutti i riferimenti per metterti in contatto con le oltre 120 sedi territoriali, regionali e interregionali alle quali potrai rivolgerti per chiedere informazioni e per ogni pratica relativa al tuo rapporto di lavoro nel commercio, turismo e servizi.